Buonasera a tutti, martedì 23 aprile 2013, siamo qui per il terzo o quarto posto del torneo Insurance Football Cup, torneo che ha qui in questo momento i due rappresentanti che tra poco giocheranno per la rappresentativa di Generali con Luca Fiori. Ciao a tutti. E dall'altra parte abbiamo il capitano di Aon, rappresentato dal capitano Gilberto De Tomasi. Ciao a tutti. Qualche impressione sul... anzi, come vi è sembrato questa prima edizione del torneo Insurance Football Cup? Partiamo con te, Gil. Ma è stata un'esperienza molto, molto bella, avvincente. Abbiamo potuto conoscere anche persone che magari prima non conoscevamo o conoscevamo solamente per noi, visto che comunque trattiamo più o meno lo stesso argomento. E direi che è una cosa positiva da ripetersi l'anno prossimo. Certo. Tu Luca, come ti è sembrato il torneo? Ma devo dire sorprendente, perché insomma un'ottima organizzazione, insomma. Grazie. Ringraziamo anche voi per l'organizzazione, perché alla fine sono quelle cose che magari uno vorrebbe sempre fare, però sarebbe difficile mettersi in rete tra di noi, anche se magari ci conosciamo e ci troviamo nei luoghi di lavoro anche spesso. Io insomma conoscevo parecchie persone che ho anche incontrato. E sicuramente io sono convinto che l'anno prossimo io ho già farete la seconda altre, ma ho già sentito altri broker o altre compagnie che erano molto invidiosi che noi facevamo questo torneo. Perfetto. Vi siete allenati per questa partita di questa sera? Questa sera non ci siamo allenati perché eravamo tutti spaccati e quindi abbiamo dovuto non allenarci per cercare di... Poi nel modo in cui siamo usciti, purtroppo non mi fa ricordare la semifinale, che sennò mi metto a piangere. Passo la parola a Gilberto. Ma più o meno anche noi siamo usciti un po' attapirati dalle semifinali. Rigore tutte e due. No, comunque non ci siamo allenati particolarmente, anche perché ognuno di noi ha diversi impegni, quindi è difficile a volte. Certo. Combinare tutto quanto, insomma. Quindi diretti dall'ufficio, sì. Perfetto, allora io vi lascio iniziare a riscaldarvi, così potete iniziare la vostra partita per giocarvi il terzo e il quarto posto. In bocca al lupo. Grazie. Ciao, ciao, grazie, grazie. Numero 4, Matteo Barotto. Dirigente responsabile e allenatore, signor Alessio Cicco. Yeah.
c'è dietro, Ale, c'è dietro. Vai su questo modo di una buona calcia! Bene, solo Paolo! Thank you.
Thank you.
No, sai che c'è l'uomo dietro. Tanto tardi. Già l'incontro, ragazzi, già l'incontro. Calmo! Sento! Vieni per Matteo! Calmo, Matteo! Matteo!
gira, gira, gira! Luca, subito per la data! No, 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 che cazzo aspetta? Calma, calma! Vai, 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 vai! Andre, Andre! Oh, God. Oh.
Compatti ragazzi! Dai, dai, che siamo
Ha detto che non c'è la... Ah! Stai, stai!
Buonasera a tutti, è terminata la partita per la prevenzione del terzo e quarto posto in Insurance Football Cup con Generali e Aon. Aon, siamo 6 gol contro? 3 mi pare, sì. 6 Aon contro 3 di Generali. Com'è stata questa partita, Gilberto? È stata dura perché comunque erano bravi loro, ci hanno comunque tenuto sempre sulla corda. Sì. Poi abbiamo avuto la fortuna di sbloccare sul risultato, farne 2 o 3 uno dietro l'altro, e questo ci ha permesso di giocare con più tranquillità, però poi alla fine si sono rifatti sotto. Luca! Purtroppo ho cominciato con un infortunio, insomma, regalando un po' il gol, il primo gol, e loro poi hanno giocato più tranquilli, e, insomma,
un po' di spazi in più, sì, giustamente, quindi insomma poi stati bravi a sfruttarli chiaramente. Certo, una partita ben giocata. No, sicuramente, insomma, cosa dire, poi alla fine era molto difficile recuperare, insomma ci abbiamo provato con un forcing finale, però loro comunque bravi, sono stati calmi e hanno certo, poi chiuso, insomma. Due gran belle squadre comunque, sia... No, insomma, secondo me, ecco, le semifinali hanno dimostrato che insomma le squadre, il livello era abbastanza equilibrato. E questo è sicuramente positivo, alto, equilibrato, insomma, alto non dobbiamo essere noi a dirlo, insomma. Assolutamente. Allora, ragazzi, io vi lascio andare, vi ringrazio per l'intervista. Un ultimo pensiero sul finale, su questo torneo terminato in questo modo. Beh, cosa dire, ci vediamo sicuramente l'anno prossimo, direi, assolutamente. Sì, ci vediamo l'anno prossimo e speriamo che ci siano anche più squadre, in modo tale che sia più vincente. Diverse squadre che volevano partecipare, ma abbiamo dovuto chiudere proprio per tempistiche. Certo. Quindi ci riproveremo l'anno prossimo. Assolutamente, noi saremo qua anche noi. Perfetto, io vi aspetto più tardi per le premiazioni. Ciao. Ciao, grazie.